Salve a tutti, con questo breve tutorial vedremo di ripassare velocemente le caratteristiche principali di LibreOffice Impress, strumento per creare presentazioni. Allora, quando noi apriamo il programma, quello che ci troviamo di fronte è questo. In alto abbiamo una serie di icone che servono per compiere in modo rapido alcune operazioni di inserimento all'interno della diapositiva, per esempio di immagini o di file audio o video o di grafici, eccetera. Questa che vedete qui è la barra degli strumenti del disegno che attualmente è visualizzata. Potrebbe non esserlo nel caso in cui voi aprite LibreOffice Impress nel vostro computer, ma per visualizzarla basta andare nel menu in alto. Qui visualizza barre degli strumenti e selezionare disegno e vi apparirà anche a voi questa barra. Con queste altre, diciamo, possibilità potete visualizzare anche altre barre degli strumenti nella vostra schermata iniziale. Vi consiglio di non metterne troppe di cose perché poi alla fine vi resta poco spazio magari per agire sulla diapositiva. Ecco, sulla sinistra vedete invece il riquadro dove vengono di volta in volta posizionate le diapositive che man mano voi andate a raggiungere, quindi le vedrete in sequenza qui sulla sinistra, mentre sulla destra c'è un riquadro proprietà. Questo riquadro si può chiudere, scusate, chiudere oppure aprire. E a seconda del tipo di operazione che noi stiamo compiendo sulla nostra diapositiva, ci sono varie opzioni disponibili da poter utilizzare in maniera rapida. Vediamo innanzitutto questo primo menu proprietà che abbiamo sulla destra che si chiama Layout. Layout indica quelle che sono le aree di lavoro all'interno della diapositiva. La diapositiva può essere vuota, nel senso che noi ci possiamo inserire quello che vogliamo, del testo, delle immagini, dei video, oppure può avere una struttura predefinita, che è quella che io vi consiglio sempre di utilizzare, perché attraverso la struttura predefinita voi non dovete far altro che cliccare, aggiungere quello che volete aggiungere, eventualmente dare una formattazione al testo, eccetera, ma avrete sempre un equilibrio tra le varie parti. I layout disponibili sono quello che vedete qui, un titolo e del testo. Questo secondo layout possibile è un titolo con dei contenuti che possono essere una tabella, un grafico, un video o un audio o un'immagine. Un titolo con due contenuti, che possono essere una di queste quattro cose o sempre chiaramente un testo, quello è sempre possibile inserirlo. Solo un titolo, magari con un'immagine di sfondo, un titolo che ci dice di cosa parla tutta la presentazione o eventualmente una sezione della presentazione stessa, soltanto del testo, un titolo con tre contenuti in questa disposizione, oppure in questa, con due contenuti con questa disposizione, quattro contenuti, sei contenuti. Partiamo innanzitutto con una prima diapositiva dove vediamo soltanto titolo e testo e vediamo come aggiungere del testo. Come dice, come suggerisce l'intestazione, basta fare clic e scrivere. Noi qui scriveremo la mia prima presentazione con Impress. Qui c'è un errore che correggiamo. Ecco. Qui inserisco un testo dove scriverò con questa presentazione impariamo ad utilizzare Impress. Ecco, noi abbiamo già quindi creato una diapositiva con un testo centrale ed un titolo. Se vogliamo fare in modo che questo titolo e questo testo abbiano delle caratteristiche a livello di formattazione specifiche, non devo far altro che cliccare sopra il titolo e come vedete sulla vostra destra il menu proprietà cambia, non è più quello del layout, ma quello il menu diciamo riferito al carattere. Se io voglio cambiare il carattere del mio titolo, non devo far altro che selezionare tutto il testo
e attraverso questo menu a tendina che è presente qui sulla destra, scegliere il carattere che preferisco. È sempre consigliabile quando si fa una presentazione destinata ad un pubblico che la dovrà chiaramente vedere anche magari da una certa distanza, a seconda della grandezza dell'aula, anche per esempio in un'aula con i nostri studenti, utilizzare un carattere ben leggibile, meglio evitare i corsivi, queste cose qua, o caratteri tipo questo, per esempio, con le grazie, che da lontano non sono molto ben leggibili. Preferibili un carattere semplice, come può essere un Arial Black, ma anche questo, che benché è, diciamo, rotondeggiante, senza grazie, quindi ben leggibile. Per esempio, prendiamo questo con una grandezza intorno ai 36-44 punti. Al centro possiamo, volendo anche qui cambiare il carattere, scegliere o lo stesso che ho utilizzato per il titolo, o volendo un altro carattere, magari simile se non proprio identico. Ecco, una volta che abbiamo scelto il nostro carattere, possiamo anche decidere di cambiarne il colore. Per fare questo, non faccio altro che selezionare menu a tendina dell'icona carattere, colore carattere, e scegliere tra la vasta gamma di colori disponibili o personalizzare il colore scegliendone uno specifico attraverso questa diciamo finestra nella quale io posso muovere praticamente il mouse fino a che il colore non mi soddisfa. Addirittura, sapendo il colore specifico che voglio, inserendo i parametri in queste tre caselline oppure il codice del colore qui, posso avere un colore specifico che magari io desidero ottenere. In questo caso mi accontento di scegliere uno di questi, scelgo un blu e invece per quanto riguarda il testo, anche qui nel caso del testo dipende molto anche dal colore di sfondo, però è sempre fa meglio fare in modo che ci sia un buon contrasto tra lo sfondo e il testo scritto sopra, quindi o lasciamo di default il nero o al limite posso scegliere un grigio scuro, per esempio, che è ben leggibile. A questo punto, come vedete, noi abbiamo potuto personalizzare, anche se in modo molto semplice, le caratteristiche del nostro testo. Va da sé che queste non sono le uniche personalizzazioni del testo che io posso fare. Lo posso, diciamo, allineare a sinistra, lo posso allineare a destra, lo posso giustificare, lo posso centrare. Posso eventualmente utilizzare un carattere in apice o un carattere in pedice se devo fare, per esempio, scrivere un numero ordinale oppure devo mettere qui un indice, qualcosa. Quindi questo dipende poi da quello che devo fare. Posso aumentarne la dimensione, diminuirne la dimensione in maniera rapida così, oppure da questo pulsantino scegliere il numero di punti che poi definirà la grandezza del carattere che vado ad utilizzare. Altre caratteristiche che il nostro testo può avere, per esempio, se io voglio soltanto questa parola in grassetto, non devo fare altro che cliccare qui, vedete grassetto, oppure se voglio questa diciamo parte sottolineata, non devo fare altro che cliccare su questo. Se invece voglio, per esempio, scusate, è stato spostamento. Se invece voglio qui, per esempio, ombreggiare il carattere, cliccherò qui, ombra, e vedete che il carattere ha una ombreggiatura posteriore. Queste sono alcune delle possibili modifiche del carattere che io posso fare. Posso evidenziare del testo, per esempio, prendo questa parte e la voglio evidenziare, non faccio altro che andarci sopra con il cursore, evidenziarla, scelgo il colore per evidenziare, lo clicco e la mia parola sarà evidenziata. Con questo credo che possa bastare quantomeno per una prima infarinatura di quali sono le caratteristiche che può avere un testo all'interno di Impress.